Società Cooperativa Andirivieni e Filos Accademia Pedagogica presentano Talenti al Quadrato. Buongiorno a tutti, sono Andrea Carretti e questa è la puntata numero 2 del 2023 di Talenti al Quadrato, un progetto che vede due valenti pianisti alternarsi da speaker presentatore ad esecutore. Oggi Enrico Grillo e Gabriele Naretto ci faranno ascoltare nuovi pezzi molto interessanti, prima però presentati in modo peculiare per permettervi di godere meglio della loro esecuzione. Grande musica ed ottimi speaker. Siete pronti? Un'altra puntata di Talenti al Quadrato è pronta per voi! Spartacus Love Team fa parte del lato A della colonna sonora del film del 1960 Spartacus di Stanley Kubrick. Il brano, composto dallo statunitense Alex North, pseudonimo di Isadore Soifer, fu candidato all'Oscar e al Golden Globe. Da qui fu estratto l'album della colonna sonora nello stesso anno e pubblicato dalla casa discografica Decca Records. Le versioni più celebri sono del pianista Bill Evans nell'album solista Conversation with Myself, registrato con il pianoforte ufficiale del maestro Glenn Gould, il 6 e 9 febbraio e 20 maggio 1963 per la Verve, sempre Bill Evans con Jeremy Steig al flauto, Eddie Gomez al contrabbasso e Martin Morrell alla batteria nell'album What's New, registrato il 30 gennaio, il 3 e 5 febbraio e l'11 marzo 1969 e pubblicato lo stesso anno, la versione più classica di Eric Kunzel e Cincinnati Pops Orchestra, quella del chitarrista Carlos Santana nell'album The Swing of the Light del 1980 e infine il sassofonista Yusuf Latif dall'album Eastern Sounds, registrato nel 1962 con il pianista Barry Harris, il contrabbassista Ernie Farrow e il batterista Lex Humphries. Buon ascolto! Il nostro amico Enrico
ci farà ascoltare Freddy Freeloader, che è una composizione di Miles Davis contenuta nel famoso disco Kind of Blue, registrato dal trombettista nel 1959. Il brano ha la forma del classico blues in 12 battute. La versione incisa è in si bemolle ed è suonata da Davis tromba, John Coltrane sax tenore, Julian Cannonball Adderley sax contralto, Winton Kelly piano, Paul Chambers contrabbasso e Jimmy Cobb batteria. È l'unico brano del disco Kind of Blue in cui il piano è suonato da Winton Kelly. In tutti gli altri brani il pianista invece è Bill Evans. Il tema è esposto dai fiati composti da Davis, Coltrane e Cannonball Adderley e con il piano che fa da contrappunto. Il titolo Freddy Freeloader, Freddy lo scroccone, sembra si riferisca a Fred Tolbert, un barista di Filadelfia, amico di Miles Davis. Buon ascolto! Thank you.
E Foggy Day è una canzone molto popolare alla fine degli anni 30, composta da George Gershwin con testi di Ira Gershwin. Venne portata alla conoscenza del grande pubblico dall'allora celeberrimo Fred Astaire nel film del 1937 Damsel in Distress. Il brano originariamente era intitolato A Foggy Day in London Town e faceva riferimento alle nebbie indotte dall'inquinamento presente a Londra in quel periodo dovuto all'uso del riscaldamento a carbone, poi vietato. Alla registrazione definibile commerciale di Astaire fecero seguito negli anni a venire molte altre da parte di vari interpreti, non tutti di matrice jazzistica. Famosa è quella di Ella Fitzgerald e Louis Armstrong nel 1956, presente nell'album Ella and Louis, accompagnato dall'Oscar Peterson Quartet. Ma come detto, il brano è stato nel tempo interpretato da molti artisti: Billie Holiday, Frank Sinatra, Judy Garland, Sarah Vaughan e più recentemente da Tony Bennett e David Bowie. Stasera lo ascolteremo nella versione solo strumentale di Gabriele Naretto. Buon ascolto. È un brano tratto dal disco omonimo registrato per la casa discografica Impulse Records il 3 novembre
1961 e il 29 aprile 1963 dal sassofonista John Coltrane. L'album contiene la performance del quartetto classico di John Coltrane, composta da Coltrane, McCoy Tyner, Jimmy Garrison e Delvin Jones. Il brano Impressions è una composizione dello stesso Coltrane basata sulla celebre So What di Miles Davis e contiene un assolo di Coltrane della durata di quasi 15 minuti. La musica riflette l'eclettica evoluzione musicale ed emotiva di Coltrane, mentre esplora il jazz modale, la musica tradizionale indiana, il blues e persino una canzone folk tradizionale svedese. Mentre erano in tour a fine 1965, i Byrds avevano portato con loro soltanto una musicassetta con registrata la musica di Ravi Shankar su un lato e Impressions Africa Bass di Coltrane sull'altro. Il risultato dei ripetuti ascolti portò alla composizione del celebre brano 8 Miles High, riconosciuto omaggio a Coltrane da parte della band, in particolare al brano India presente su Impressions. Ed ora buon ascolto. Thank you.
Società Cooperativa Andirivieni e Filos Accademia Pedagogica hanno presentato Talenti al Quadrato, edizione 2023. Ringraziamo i nostri favolosi esecutori, i nostri grandi musicisti Enrico Grillo e Gabriele Naretto, che anche quest'oggi ci hanno permesso di ascoltare pezzi eccezionali presentati in modo magistrale. Grazie a tutti, da Andrea Carretti, ci sentiamo alla prossima puntata.